Arrivano novità importanti sul fronte Juventus perché si apre quella che è una stagione estiva all'insegna del calciomercato con la Juventus che chiaramente sappiamo bene che dovrà rivedere un po' i suoi piani, dovrà evidentemente rivedere alcune situazioni da un punto di vista economico, ma attenzione, sarà la classica sessione di mercato dove si dovrà ragionare molto di idee con pochi soldi ed è per questo che la Juventus punta anche a una sorta di rivoluzione, svoltando un po' rispetto al passato e guardando anche a quella che è l'aspetto legato ai giovani che dovrebbero rientrare nel nuovo progetto Juventus, e quindi scopriamo insieme perché c'è una novità molto molto interessante legate a che cosa? All'Under 21, ma ci arriviamo con calma qui su FCM News Sport. Io come sempre ricordo sarete costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora, quindi se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciate like a questo contenuto, ovviamente qui sotto c'è la sezione dedicata ai commenti che è liberamente dedicata a voi. E allora andiamo a notizia, perché sappiamo che c'è stata la convocazione della nazionale Under 21 di Mister Nicolato e ci sono tra questi alcuni juventini. Rispetto alla nazionale di Mancini, dove ci sono appunto pochi juventini, tra l'altro delusione per Locatelli, ennesimo giocatore che ha visto una svalutazione, perché anche lui prima era un perno di questa nazionale, ora è diventato uno neanche da convocare. E oggi però l'Under 21 ci dà più soddisfazione, quindi vediamo che cosa. Vediamo che c'è un Fagioli che non potrà essere convocato per infortunio, ma che sarebbe stato un pilastro di questo centrocampo. C'è anche Miretti nel centrocampo della nazionale Under 21 e c'è Moise Kean in attacco lì come punta centrale. Ma attenzione, perché non sono gli unici, ce ne sono altri due che sono Rovella e Cambiaso, altri due che rientreranno a Torino e con grosse probabilità ci resteranno. Attenzione però, perché non è finita qua, perché dall'Under 21 la Juventus vorrebbe pescare. Diciamo che la Juventus, anche in virtù di quello che sta succedendo extracampo, con delle vicende che hanno visto coinvolta la Juventus, i processi, l'uscita, la probabile uscita alla Superlega, insomma una serie di situazioni che portano la Juventus a rivedere un po' i piani, rientrando un po' all'interno di quello che è un calcio sostenibile, e si sta lavorando anche con altri giocatori dell'Under 21 che potrebbero interessare. Sembra esserci infatti un asse di mercato che vede coinvolta la Juventus e un'altra società che anche lei punta sui giovani, anche lei lavora molto con i ragazzi anche italiani ma giovani, ed è l'Atalanta. Ci sarebbero infatti delle operazioni molto interessanti tra Juventus e Atalanta che andiamo a analizzare, perché la Juventus e l'Atalanta stanno trattando ben tre calciatori e cerchiamo di capire chi sono, cerchiamo di analizzare tutto, cerchiamo di vedere quali probabilità ci sono veramente poi di trovare delle ufficialità dopo questo asse di mercato. Il primo lo sapete, ne abbiamo parlato tante e tante volte, anche lui convocato dall'Under 21, anche lui un prospetto per il futuro, per il futuro della nazionale, quindi io questo ragazzo me lo immagino presto come titolare della nazionale di Mancini. Ed è chiaramente, l'abbiamo parlato tante volte, Carnesecchi. Mi direte come, della Cremonese? Sì, in realtà però è di proprietà dell'Atalanta. Atalanta che, tra l'altro, se fino a qualche tempo fa era sicura di venderlo perché aveva la sicurezza tra i pali di Musso, beh, nell'ultima stagione Musso ha perso il posto da titolare. Ha dato poche certezze, per cui io credo che la situazione Carnesecchi si stia un po' complicando, in virtù del fatto che l'Atalanta potrebbe anche tenerselo vendendo Musso, perché le prestazioni di Carnesecchi alla Cremonese e le deludenti prestazioni di Musso potrebbero portare la Dea a pensare di tenere il giovane portiere dell'Under 21. È vero però anche che allo stesso tempo c'è da analizzare un aspetto, quello legato al fatto che Carnesecchi ha tanto mercato. Tra l'altro qualche tempo fa in una recente intervista ha dichiarato tranquillamente di essere da piccolino, essere stato un tifoso della Juventus, quindi andare alla Juventus per lui sarebbe un sogno, però poi c'è da mettere a posto quelli che sono gli interessi dei due club. La Juventus in questi giorni ha intavolato una piccola, non trattativa, perché trattativa è una fase già successiva, una chiacchierata con i dirigenti dell'Atalanta per parlare di Carnesecchi, eventuale sostituto di Szczęsny, quindi Carnesecchi arriva solo se va via Szczęsny, che è uno di quelli che, esattamente come Alexandre e compagnia cantante, ha un ingaggio molto alto e quindi potrebbe lasciare. Se ci fate caso, tutti quelli che sono sul mercato che vanno via sono giocatori che hanno ingaggi pesanti. È andato via Paredes, è andato via Di Maria, c'è Rabiot che è in scadenza e qui anche lui potrebbe lasciare. Alexandro messo sul mercato, Vlahovic potrebbe lasciare, anche lui probabilmente messo sul mercato. Insomma, sono tanti nomi, a parte Pogba che è invendibile, poi tutti gli altri sono finiti sul mercato, quindi anche su Szczęsny io mi aspetto non una Juventus che lo mette sul mercato, ma una Juventus che eventualmente, se dovesse arrivare offerte di mercato, le ascolta, perché anche se dovesse spendere la stessa cifra per Carnesecchi, cioè magari, che ne so,
prende 20 milioni da Szczesny e li rivende per, li rispende per Karnesecchi, molti potrebbero dire dove sta la convenienza. La convenienza sta nell'abbassare il monte ingaggi, cioè la Juventus ha interesse ad abbassare il monte ingaggi, quindi passerebbe dai 6,5 di Szczesny, che tra l'altro ha avuto il rinnovo automatico, è scattato il rinnovo automatico anche per fino al 2025, quindi ad oggi Szczesny ha un contratto importante, non ha più un contratto di un anno, anche in termini di mercato lo vendi un po' più caro. Però Karnesecchi avrebbe un ingaggio basso, non più di 2 milioni di euro, passare da 6 milioni e mezzo a 2 milioni, tra l'altro sarebbe anche un modo per agevolare la crescita di Perin come primo portiere. Attenzione però, perché non è finita qua, perché l'altro nome di cui si sta parlando con la Dea, ricordiamolo, sono tre i nomi che si stanno trattando. Primo è Karnesecchi, il secondo è, su questo asse Torino-Bergamo, è Scalvini. Anche Scalvini è finito nelle chiacchiere tra Juventus e Atalanta, un Atalanta che l'anno prossimo giocherà all'Europa League, quindi avrà bisogno di parecchi difensori per poter giocare sia il campionato che l'Europa League. Ennesimo miracolo di Gasperini, perché lasciatemelo dire, con la rosa dell'Atalanta arrivare in Europa League sopra la Roma, io credo che sia un ottimo risultato. È un Atalanta che in Scalvini ha trovato veramente un perno difensivo, un classe 2003, giovanissimo, ma che può ricoprire tutti i ruoli, perché fa il centrale, che il terzino, a volte ha fatto anche il mediano davanti alla difesa, in un centrocampo a due. È un giocatore che a me piace tantissimo. Tra l'altro di Scalvini mi piace proprio la personalità evidente di questo ragazzo, cioè tu lo vedi quando è in campo, non ti sembra un ragazzino, ti sembra uno che ha già 27-28 anni, una maturità calcistica che non trovi solitamente un ragazzo così giovane. Chiaramente però quando si parla di Scalvini si parla di un prospetto molto interessante, e i problemi sono due. Punto primo, il prezzo, perché l'Atalanta non scende al di sotto dei 30 milioni di euro e credo sia una cifra troppo alta per lui. E secondo aspetto molto importante è quello legato alla concorrenza, perché tanti altri club importanti, tra cui l'Inter, che sta cercando l'erede di Skriniar, ma secondo me anche di De Vrij, quindi entrambi comunque. Skriniar sicuramente lascerà, De Vrij comunque nelle ultime stagioni è stato non esattamente il De Vrij dei primi anni, per cui l'Inter si vuole cautelare. Tra l'altro andando a ricoprire una difesa tutta italiana, o meglio con comunque Bastoni e Scalvini, che sarebbero due prodotti italiani giovani, quindi che poi si ritroverebbero anche in nazionale. E poi c'è anche Acerbi, quindi tutta italiana fondamentalmente la difesa dell'Inter. Ecco, su Scalvini è più complicato perché il prezzo è più alto, ma come si può risolvere il tutto? Col terzo nome, che non è di proprietà dell'Atalanta, ma il terzo nome di cui stanno parlando Juve e Atalanta in questo asse Torino-Bergamo è proprio Miretti, perché l'Atalanta si sarebbe informata con la Juventus per Miretti. L'Atalanta che ha invece necessità di trovare un centrocampista, soprattutto una mezzala di inserimento, ecco che Miretti ha trovato un giovane interessante italiano che è sul mercato, perché Juventus non dico che lo sta mettendo proprio sul mercato, però è uno di quelli che tra i giovani è vendibile. Una Juventus che deve cedere, beh, secondo me tra i vari giocatori che ha preferisce cedere Miretti, giocatore che ha fatto la sua esperienza quest'anno, diciamoci la verità, ha parecchio deluso per un classe 2003, anche lui giovanissimo, e questa convocazione nazionale in queste partite con l'Under 21 possono secondo me aiutarlo, in queste preselezioni degli europei Under 21 possono aiutare la Juventus per valorizzare ancora più di questo ragazzo. Magari qualche buona prestazione può mettere in luce ancora di più il giovane Miretti, che può essere a questo punto un oggetto del desiderio dell'Atalanta, e allo stesso tempo può rientrare una trattativa di mercato che vede coinvolta la Juventus e l'Atalanta, nel senso che abbiamo parlato anche di altre trattative, abbiamo parlato di altre situazioni di mercato, la Juventus sta mettendo sul piatto alcuni suoi giovani, abbiamo parlato per ad esempio per Frattesi, la Juventus pronta a mettere sul piatto gente come De Winter o gente come Varanecea. Cioè Juventus con i giovani, alcuni ci punta, ma su altri, ve lo dico da tanto tempo, ve lo dico da anni, la Juventus sta sfruttando questo settore giovanile anche per usare delle pedine di scambio. Immaginate un Miretti messo sul mercato, comunque offerto lo scorso anno, non conosceva nessuno, non aveva mercato. Dopo un anno di crescita la Juve già ha più mercato. Immaginate un Ealing quanto può valere in un'ottica scambio. Immaginate anche lo stesso Varanecea, giovanissimo anche lui, o lo stesso Sulè, che ha un altro tipo di prospettiva, tra l'altro sta facendo il mondiale Under 20, quindi è chiaro che questi ragazzi ora cominciano a prendere valore e possono essere utilizzati, e la Juventus lo sta facendo, come pedine di scambio. Lo stesso Frattesi, cercato la Juventus dal Sassuolo, la Juventus sta inserendo nella trattativa Tony De Winter, giovane della Juventus, che dopo un anno in prestito all'Empoli ha preso valore. E questa dei giovani è un'idea molto interessante della Juventus.
magari l'idea di mettere Miretti alla trattativa ti può portare o Carnesecchi o meglio ancora Scalvini a cifre interessanti, perché si potrebbe proprio fare uno scambio, non dico Secco perché secondo me Scalvini manca lo stesso Carnesecchi, hanno un valore superiore, però ci si può ragionare, è già un'altra roba. Quindi staremo a vedere. Credo che sia una trattativa interessante quella che può portare a un asse di mercato tra Torino e Bergamo, molto interessante. A questo punto qui sotto vi chiederei cosa ne pensate, cioè sareste pronti a sacrificare Miretti per arrivare a uno di questi due, oppure meglio tenerlo in rosa e magari diventa un gran bel giocatore, anche perché ho come l'impressione che Miretti all'Atalanta farebbe grandi cose, perché all'Atalanta tutto quello che tocca a Gasperini lo trasforma in oro. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, se sareste disposti a cedere Miretti e quindi a sacrificare il giovane Miretti per arrivare a Carnesecchi o Scalvini.